Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 30 settembre, ultimo giorno del mese, giorno della partenza per la prima trasferta di questa Champions League 2024-2025. Ma intanto, sempre l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube, sempre ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video. E non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione, ma mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ieri ormai è storia, domani è ancora un mistero, ma oggi è un dono meraviglioso, la vita che noi ci gustiamo giorno per giorno. Ieri sono andato a Como, sono andato a vedere Como Verona. Ero solo a casa, ma dove andiamo? Bella giornata di sole, Como ha sempre, il Sinigaglia ha sempre questo fascino. Io vado sempre a mangiare un boccone al Tennis Club Como, dove anni fa giocavo dei tornei. Tennis Club Como sono sempre affezionato. Un rapida solita spaghettata, poi tutto questo bellissimo percorso per andare al Sinigaglia, con il lago, le montagne, il cielo azzurro, con delle nuvole bianche, e l'atmosfera di questo stadio è meravigliosa. Oltretutto, il Como gioca molto bene a calcio. Ero andato spesso a vederlo nella scorsa stagione. Como Parma sono le mie mete preferite quando seguivo la B. Adesso, Como, ho approfittato di questa domenica proprio per andarmi a gustare il Como. È sempre una squadra divertente. Fabregas è un grande giocatore, è un grande allenatore, ma a proposito di grande giocatore, attenzione a Nico Paz. È un ragazzone biondo, spagnolo, naturalizzato argentino. Io spero proprio che il Milan lo tenga in osservazione perché sono quei giocatori. A volte mi dicono, vai a vedere questo giocatore, non mi dà nessuna impressione. Ecco, Nico Paz mi ha dato subito, al primo tocco, come si è mosso, mi ha dato subito l'impressione di un bel giocatore. Ogni tanto a 20 anni magari si incaponisce in un dribbling, però seguo, e domenica ci sarà, mi sembra già un bel Napoli-Como, una delle più belle partite, perché quando a calcio lo spettacolo è quando si gioca in due. Il Napoli ovviamente gioca un bel calcio e il Como gioca un bel calcio. Quindi sarà un bello spettacolo nel prossimo weekend. Napoli-Como. Anche se a noi interessa nel prossimo weekend Milan, anzi scusate, Fiorentina-Milan, dove purtroppo andranno pochissimi tifosi, penso un centinaio. Perché ci sono dei lavori in questo momento allo stadio Franchi e quindi credo che non saranno tanti i tifosi che accederanno all'unico pezzettino di tribuna destinato ai tifosi che arrivano da fuori, ma è proprio questione che stanno lavorando. Però domenica è molto lontana, ho voluto subito partire da Nico Paz. Per parlare di mercato, no, ho detto di seguirlo, però il mio titolo, invece di parlare della partita con Leverkusen, è un bel giù le mani, giù le mani, giù le mani perché, vi ricordate, abbiamo letto qualche settimana fa l'interesse, così, l'indiscrezione, l'ipotesi, la suggestione, il rumors, ecco, la parola giusta, la voce, il rumors, che Reinders, il nostro Van Gogh, sia così, sia sotto osservazione da Pep Guardiola. Interesse questo suo modo di giocare completo, giocatore bravo di piede, con corsa. Oggi, quando gli allenatori grandi trovano un giocatore bravo di piede, con corsa rotonda e con corsa continua, beh, per loro è il massimo, anche per noi. E avevo letto questa notizia che vi ho girato. E adesso c'è un altro giù le mani, perché mentre il rumor dice che potrebbe essere di interesse al City Reinders, ieri sera ho letto che
potrebbe sostituire Salah, potrebbe essere stato scelto come prestigioso sostituto di Salah, Christian Pulisic da parte del Liverpool. Siamo stati bravi noi del Milan. Io l'ho seguito tutto un campionato 3 anni fa. Pulisic e Havertz con Tuchel. Sì, un buon giocatore, ma non mi aveva dato, mi aveva fatto una grandissima impressione. Un po' perché non avevo capito bene in che ruolo giocasse. Lì non avevo, sì, era in attacco, ben inteso, ma a volte andava a destra, una volta a sinistra, a volte era dietro la punta. E adesso interessa ancora al calcio inglese. Io riporto la notizia e mi auguro sempre che il Milan, per continuare a migliorare la caratura della sua rosa, non ceda mai pezzi migliori, ma l'abbiamo già detto più di una volta. Non mi è piaciuto molto, qualcuno mi ha riferito che hanno scritto che Leao gli è stata data la fascia di capitano come a un bambino birichino, anzi peggio, un bambino capriccioso, gli è stata data così per tenerlo tranquillo. No, mi sembra che la mossa di Fonseca sia una mossa ponderata per rendere il capitano è Calabria, il vice capitano è Teo, però per così responsabilizzare, per far crescere la fascia di capitano non è mai una cosa banale. Quando uno arriva a indossare la fascia di capitano, sì, contano, può essere la discriminante, le tante partite, la famosa anzianità di campo, però contano anche altre cose. Quindi io ricordo per esempio che Theo Hernandez, mi sembra l'anno scorso o 2 anni fa, quando prese la fascia di capitano, svoltò come più concentrazione, più determinazione, è stato quasi insignito di una fascia, che è una fascia, che l'ha fatto crescere. Ecco quello che volevo dire. La fascia ti fa crescere perché tu sei il capitano, tu sei il capoclasse. Il capoclasse, quanti anni io sono stato capoclasse? E ti prendi le responsabilità di parlare con i professori, di parlare a nome della tua classe. Lui parla e gioca a nome dei suoi compagni e i suoi compagni gli hanno affidato questa fascia. Ecco perché non è perché è un bambino capriccioso, perché è un modo per farlo crescere. Non è un bambino, è già un grande campione. Ma se Fonseca, che non so, continuano a sottovalutarlo. Ho sentito ancora quelli che l'hanno. C'è di bello perché ci sono quelli che battezzano una figura, è un allenatore scarso. Poi, cosa che io evito sempre, perché io dico sempre che il padrone della verità è il tempo, padrone scarso. Poi io ho sempre invidiato, cari amici, non ve l'ho mai detto in questi anni, ho sempre invidiato quelli che non hanno i dubbi, parlo di calcio, la cosa più importante delle meno importanti, quelli che sanno, quelli che danno i giudizi sicuri, nel calcio sicuro, è scarso. Io dico, aspettiamo un attimo, avevo detto, adesso Fonseca sta guadagnando posizioni, non adesso non lo mettiamo all'altezza ancora, speriamo di metterlo, dei più grandi allenatori che il Milan abbia avuto, però vediamo che anche lui, anche a livello psicologico, sta conquistando col suo modo di parlare, dice sempre cose banali, non ha un vocabolario estesissimo, non essendo italiano, però lo si capisce dall'espressione e dal modo di parlare. E adesso ecco che arriviamo alla partita contro il Bayern, sfendo già questa atmosfera. Come se noi andassimo là per una gita, ci danno due cazzottini, due sberlettine o tre sulla faccia e torniamo indietro felici. Cioè non è servito niente
quella specie di rassegnazione, quella specie di impotenza che molti mostravano prima della partita con l'Inter. Io il Bayer Leverkusen sono curioso di vedere il Milan se è cresciuto anche in Europa oltre che in Italia. Vediamo, voglio una bella prestazione, tanto peggio che quella con Liverpool impossibile. E sono curioso di sapere, per esempio, se metterà Loftus-Cheek, come io credo, invece di Morata. Magari Pavlovic al posto di Tomori, perché magari ci sono dei giocatori fisicati importanti. Poi Pavlovic, che l'abbiamo subito battezzato come un grande giocatore, adesso lo derubrichiamo come un giocatore qualsiasi. Serve sempre equilibrio, io sono il primo a non averlo. Vediamo cosa farà. Però gioca il Milan contro il Bayer Leverkusen, che non ha mai incontrato, ed è una bella, sono curioso di vedere, una bella prova proprio per capire se il Milan continua a crescere in autorevolezza, in sicurezza. La partita contro il Lecce, ho sentito dire che il Lecce aveva giocato meglio del Milan. Ha tenuto bene con grande organizzazione il prima mezz'ora, ma io ricordo quando si giudicano così le partite. Ricordo sempre un Milan-Ancona 5-0. E voi mi direte cosa c'entra. Guardate, fino al decimo, al quindicesimo della ripresa, l'Ancona era ben organizzato, poi ha preso 5 gol. Le grandi squadre poi queste partite le vincono ed è proprio un segno di maturità. E quando si pareggiano, si perdono queste partite che c'è il segnale d'allarme. Ma dire che il Lecce aveva giocato meglio, aveva controllato bene un Milan che è stato prudente e paziente, perché in queste partite serve prudenza e pazienza, serve tessere la tela. E poi col grande campione si risolve la partita, è così. Però ci sono quelli che dicono che Lecce aveva giocato meglio del Milan, aveva ben controllato il Milan, questo sì. Organizzato, sempre giro palla, Luca Gotti è un grande allenatore, però adesso esageriamo, adesso andiamo a dire che sì, fino al primo gol, vabbè. E noi in questo caso, come si dice, stiamo sereni, tranquilli e vediamo e andiamo a Leverkusen curiosi, in una situazione di autostima migliore, in una situazione di fiducia migliore, e quindi andiamo a giocarci anche questa partita che può far crescere ancora il gruppo. Questo Milan è sempre considerato poco, già. Sono un po' sorpresi che sia lì fra le prime quattro, perché dove pensavate che arrivasse? Sesto, settimo, ottavo? Era chiaro che era là. La squadra arrivata seconda l'anno scorso, con gli acquisti migliori, deve essere quarta o quinta. Sono quelle elucubrazioni così che nascono, non capisco perché il Milan, arrivato secondo con tanti punti davanti, dietro l'Inter, ma davanti alle altre, in questo momento no, deve, ma vediamo, speriamo che arrivi in Champions, speriamo che arrivi in Champions, che il Milan lotterà, me lo auguro, penso, mi sembra di capire, per lo scudetto. È un campionato ancora che deve, diciamo, dare una sua impronta, però le prime quattro sono là, le quattro favorite sono là, e fra le quattro favorite, sorry please, c'è anche il Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link di descrizione. Oggi si parte per Leverkusen. Tremiamo? Arriva il Milan in Germania. Esperienza dice che sono le altre a tremare.